Ciao ragazzi, oggi vi parlo di Sex and Horror di Artof Emanuele Taglietti. L'editore di questo libro è Corero Press ed è il primo libro dedicato agli illustratori dell'arte erotica. Sono tutti illustratori italiani e il primo numero non poteva che essere dedicato ad Emanuele Taglietti, che è un vero maestro in quest'arte. Ha illustrato centinaia di copertine di fumetti erotici tra gli anni 70 e gli anni 80 e continua tuttora ad illustrarne per la collana Vintage Erotica, che ripropone i più grandi personaggi degli anni 70 e 80 appunto in chiave moderna. Partiamo subito col dire che il libro è veramente ben fatto perché le stampe all'interno del libro sono di altissima qualità, i contrasti sono buoni e i colori sono molto fedeli agli originali. Tra l'altro, questa cosa ci permette di notare le differenze che ci sono tra le copertine pubblicate negli anni 70 e 80 e le illustrazioni reali. Guardate, per esempio, in questo caso, vedete la differenza fra la copertina, com'è in realtà e com'è stata pubblicata. Si vede che ci sono proprio dominanti di colore, in questo caso giallo, a volte rosso. Guardate. Guardate come cambia la copertina reale, l'illustrazione reale rispetto alla copertina. Questa nuova ristampa di queste illustrazioni in alta qualità ci permette di ovviamente apprezzare al meglio quelli che erano i colori originali dell'epoca. Ci permette di apprezzare al meglio quelli che sono i colori originali dell'opera, che per i problemi di stampa e le restrizioni di stampa che c'erano ai tempi, non erano di altissima qualità, purtroppo. All'interno di questo libro troviamo tantissime copertine, poi vi lascerò a fine video una sfogliata veloce di tutto il libro. È veramente un libro fantastico. Guardate la fata turchina. Guardate in totale sono circa 160 pagine e il prezzo su Amazon è di circa 25 euro. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Guardate qua il maestro che si autoritrae accoltellato. Qui in testa di copertina troviamo anche l'anticipazione, la copertina del terzo volume della collana che è dedicato a Carcupino, di cui vi parlerò in un prossimo video. E niente, che dire. Se siete appassionati del genere erotico, se vi piacevano i fumetti erotici usciti negli anni 70 e 80 e ripeto che stanno ricominciando ad uscire in una nuova veste, ma con degli illustratori anche dei tempi, tipo Emanuele Taglietti presso Vintage Erotica. Vi lascio il link di Vintage Erotica sempre in descrizione perché vi consiglio di darci un'occhiata. Dicevo, se vi piace questo tipo di illustrazione, questo tipo di personaggi, non potete proprio fare a meno di acquistare un libro del genere, perché è veramente una delle migliori raccolte che io abbia mai visto. E mi dispiace, da una parte mi fa piacere che sia un editore straniero a portare nel mondo queste raccolte di illustratori italiani, da una parte mi dispiace perché mi piacerebbe che fosse stato un editore italiano coraggioso a fare quest'opera. Perché è un peccato che gli italiani debbano essere molto riconosciuti all'estero e poco riconosciuti in Italia. Guardate che belli. Guardate qua, Play Cold. Cimiteria. Guardate che bello questo. Guardate i colori. E soprattutto mi piace farvi notare che, nonostante si parli di erotismo,
nonostante ci sia nudità in tutte le copertine, non c'è mai volgarità. Un'altra cosa che ho molto apprezzato del libro è che in apertura si faccia un ritratto e si racconti un po' la storia del maestro, che nasce come scenografo, ed è una cosa che non tutti sanno, e ripercorre un po' quella che è stata la sua vita, quello che è stato il suo percorso artistico. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che si parli anche dei riferimenti fotografici che vengono utilizzati per creare queste illustrazioni, perché questo permette di vedere, di capire come da una foto si possa poi creare un mondo totalmente diverso. Per esempio, guardate qua, per la moschettiera, questo è uno dei riferimenti utilizzati. Beh, non ho nient'altro da aggiungere se non che veramente è un libro da acquistare. Quindi vi lascio, come dicevo, i link in descrizione, vi lascio una veloce carrellata delle pagine del libro e vi do appuntamento alla prossima recensione. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale così saprete quando pubblicherò i nuovi video. Cercherò di essere più regolare possibile nella pubblicazione di nuovi video. Il materiale di certo, come vedete alle mie spalle, non manca. Ho tantissimi libri illustrati di cui parlarvi, quindi se siete interessati all'arte, se siete interessati all'illustrazione, iscrivetevi al canale e non ve ne pentirete. Ciao a tutti!